mezzo per aver la forza di ricominciare. Ormai ho le ruote a terra, non ho più reazioni, anche se qualcuno mi odiasse, non farei più nessuna guerra. Per fortuna ho ancora te, qualche amico caro che amico resterà, la vita è tutta qua. Chissà cosa accadrà, bene o no, e chi lo sa. Certo che riguardo noi comunque andrà, con gioia si vivrà. Amici carissimi del Tine dell'Erminia Carugatti, buongiorno. Ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per il nostro tutorial del venerdì. Allora, un brano che abbiamo già fatto io e l'Erminia, più di 6 anni fa ormai, e che oggi riproponiamo in un'altra veste, diciamo.
Allora, Marcella Bella e Gianni Bella, i due fratelli catanesi, che lanciarono questo pezzo nell'85 e che ebbe un grande successo. Io trovo che sia una canzone veramente molto bella, che teoricamente non è nemmeno tanto difficile, se non fosse per il fatto che subisce delle modulazioni durante il suo incedere, e questo rende le cose un pochino più complicate. Brano di Gianni Bella, scritto insieme al fratello Rosario, e il testo è di... Hello. Sono impreparata. Di Nero Onore, ad esempio, per quello. Moco. Già l'abbiamo fatta l'altra volta, mi pare di ricordare questa manfrina, insomma, questo uomo li ha scritte tutte lui. E va bene, di Bella Mogol, quindi questa l'ultima poesia, di cui è disponibile la base MIDI, e direi che, detto questo, possiamo andare alla tastiera e vederla, perché non sarà facile. L'ultima poesia, Gianni e Marcella Bella. Allora, vado a suonare un Do, che è il centro tonale di partenza, anche se l'originale è appunto in Re. Dobbiamo ringraziare il nostro amico, carissimo Pinuccio, carissimo Pinuccio, l'amico dei giorni più lievi, il nostro Giuseppe Izzo, che ci è corso in aiuto, perché il buon Gianni Bella, a un certo punto, sul finale soprattutto, fa un controcanto alla Marcella che per me è veramente difficoltoso. Quindi ho detto, ciao, chiamiamo il Pinuccio, il Pino, che senz'altro farà bene. E così ha fatto. Quindi grazie ancora, carissimo. Poi un mio allievo, il Pino, uno dei più bravi, devo dire anche. Bene, allora dicevo Do, tonalità di impianto, ma nella realtà, dicevo, il brano è in Re maggiore. Dal Do poi ci sposteremo al Re, quindi saliremo di un tono, per poi salire nella tonalità parallela di Re, cioè in Fa, e ritornare, nonché chiudere in Re. Questo, dicevo, rende le cose piuttosto complicate, ma andiamo con ordine e vediamo quella che è la intro del brano, che è fatta proprio col pianoforte. Pianoforte che poi sparisce durante la registrazione originale. Io l'ho mantenuto, l'ho suonato naturalmente, mi sono anche avvalso di una base, perché poi c'è un solo di chitarra, non volevo disturbare nessuno perché lo facesse, quindi prendo la base e buonanotte. Ma c'è appunto questa intro di pianoforte che fa così. E qui inizia il cantato proprio di Gianni Bella. Che farò io, perché, anzi, qui il testo, perché io e le parole andiamo d'accordo, ma fino a un certo punto. Allora, pa-pam, come vedrete, vedrete male, nel senso che ho dovuto, per far vedere proprio questa intro, spostarmi tutto con la telecamera, quindi quando poi vado ad accompagnare i bassi si vedono e non si vedono, vedrò di evitare di fare l'ottava più che posso. Allora, intro, dicevo, che ci vede suonare queste note: sol sol do re mi do re sol la sol do re sol mi, sol mi, do re mi do. L'ho presa alta e quindi alla fine ho avuto i miei bei problemi a cantare anche questa stupidaggine. Su quali armonie? Beh, sulle armonie che sono poi quelle sulle quali si basa gran parte del brano. Abbiamo quindi, stiamo ragionando in Do, avremo quindi un Do, un Sol con il Si al basso, un Fa con il La al basso, quindi la terza anche qua, si ritorna sul Sol con la terza al basso, Si. Quindi abbiamo una sequenza primo, quinto, quarto, quinto. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi... di questo parliamo. Però appunto con gli accordi nella sinistra rivoltati. Ora, mettere insieme queste due cose non è così facile, anche perché
volendo fare qualcosa di diverso dalle fondamentali, perché potrei fare così. Pardon. Povera di notte la sinistra, quindi la cosa che dovremmo cercare di andare a fare è questo, prendere cioè fondamentale quinta e decima quando siamo in do e quando andiamo a rappresentare il nostro accordo in stato fondamentale. Quando poi andiamo sul sol con la terza al basso, partiremo col si e suoneremo si sol re, per non ripetere appunto il si, sarebbe male. Quando siamo sul fa prenderemo le note la, fa e do, tornando sul sol ancora si, sol, re, così. Faccio questo e poi comincio. Sono troppo deluso per la bella forza di ricominciare ormai. Ho le ruote a terra, non ho più le azioni, anche se qualcuno mi odiasse non farei più nessuna guerra, per fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà, la vita è tutta qua. E qui entrerebbe adesso Nermini. Andiamo ad analizzare che cosa sono andato a suonare. Come vi dicevo, sono quegli accordi lì principalmente. Quindi sono troppo deluso, do, sol con la terza al basso, dai, da, 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 da. Fa con la terza al basso e ancora sol con la terza al basso, dai, da, 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 do, sol con la terza al basso, fa con la terza al basso, sa con la terza al basso, triade di da, dentro con la terza al basso, fa con la terza al basso, sa con la terza al basso, dan, dan, dan. Naturalmente ci muoviamo, e poi andiamo su un bel quarto grado, ma questa volta lo prendiamo in stato fondamentale, è un fa major 7, dai, da, 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 da. Do con la terza al basso, re minore settima, dai, da, 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 da. Do major 7, quindi c'è proprio una discesa, soprattutto col basso che andremo a suonare, così fa, mi, re, do. Il fa è fondamentale, il mi è terza di do, il re è fondamentale di re minore settima, do major 7. Una volta qua, 1, 2, 3, 4, dobbiamo fare questa cosa, questo mi minore settima, pam, pam, anticipato, Il fa cade nuovamente in battere, do con la terza al basso, re minore settima, un bel sol undicesima, 1, 2, 3, 4, vai! E no, mi dispiace, no, non condivido, non è così che ti vorrei, senza più entusiasmo. Chissà cosa accadrà, bene o no, e chi lo sa, certo che riguardo noi
comunque andrà, con gioia si vivrà. Ci fermiamo, perché adesso c'è la prima modulazione, dal do passiamo al re. Allora, quando è entrata l'Erminia ha fatto esattamente quella che ho fatto io, dunque le armonie sono quelle. Poi c'è questo che, dove viene ripresa la voce ancora di Gianni, dove, che non possiamo chiamare special perché poi si ripeterà, lo chiamiamo strofa 2, e fa così. E chissà cosa accadrà, quindi la minore settima, re minore settima, ancora la minore settima, dai dai, re minore settima, da 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 da. Ancora questi due appoggi, uno di mi minore settima in anticipo, la minore, dai dai, re minore settima, do con la terza al basso, dai dai, fa, sol undicesima, la undicesima, e adesso andiamo in re. E pronto Erminia? 1, 2, 3, 4. Su questo si minore settimo dove c'è appunto il solo di chitarra. E cosa succede? Beh, quello che è successo in do, non succede mica niente di particolare. Quindi poesia leggera, re, questa volta avremo un la con la terza al basso, un sol con la terza al basso, per ritornare sul la che ci riporta a re. Anzi, c'è una cosa da dire, qui i bassi cambiano, infatti io ho sbagliato nel suonarli, nel senso che prima facevamo così, no? Mettevamo la terza sul sol e sul la. Questa volta invece non succede questo, ma bensì questo, re, la con la terza al basso, si con la terza al basso, la, fondamentale, re, la con la terza al basso, sol, e adesso il la con la terza al basso, la fondamentale, e ancora la, son felice, sol major 7 insieme a te, re con la terza al basso, mi minore settima, e gli amici li amo anch'io, re major 7, 1, 2, 3, 4, sol major 7, ma se ti chiudi fugge via, re con la terza al basso, anche l'ultima minore settima, anche l'ultima poesia, restiamo sulla undicesima, andiamo a riproporre si minore settima, mi minore settima, stacchetto sul fa diesis minore, re con la terza al basso, sol major 7, sol minore settima, do undicesima, andiamo in fa. Poesia leggera questa sera, la respiro insieme a te, come fosse aria. L'anima torna ad essere un puledro, non si può domare più, non si recinge l'aria. Sono felice insieme a te, e gli amici li amo anch'io, ma se ti chiudi fugge via anche l'ultima poesia. Poesia leggera questa sera, la respiro insieme a te, come fosse aria.
più. Non si recinge l'aria, poesia leggera questa sera, la respiro insieme a te. Allora, il brano si ripete veramente in toto e non sto a spiegarlo, appunto da prima in re, poi in fa, e qui c'è la doppia voce dei due, che non è così semplice, infatti l'ho dovuto, perché siamo in pratica dopo il solo, anzi andiamo a vedere questo solo, si minore settima, mi minore settima, si minore settima, con la fa diesis in anticipo, fa diesis minore settima, si minore settima, mi minore settima, re con la terza al basso, sol major seven che diventa minore settima, do undicesima, poesia leggera questa sera, e qui viene a ripetersi quello che abbiamo già visto in re e in do, quindi fa, do con la terza al basso, si bemolle con la terza al basso e do fondamentale. La seconda volta stessi accordi, ma stavolta andremo sul do con la terza al basso. La terza volta fa, do con la terza al basso, si bemolle, terza al basso, e qui possiamo mettere anche un do undicesimo, un do triade, ma lo prendiamo in stato fondamentale, così come la volta successiva. Terza, fondamentale. Andremo quindi sul ponte, diciamo così, si bemolle major 7, fa con la terza al basso, sol minore settima, fa major 7, stacchetto in anticipo sulla minore settima, si bemolle major 7, fa con la terza al basso, sol minore settima, ed è qui il difficile, perché siamo su un do undicesima che dovrebbe riportarci al fa, e invece ci riporta a re, poesia, e qui poesia leggera, il Gianni di turno deve prendere melodia fondamentale, ma appunto una terza sopra, quindi poesia, anzi non è una terza sopra, perché siamo in re, dicevo, la melodia cantata da Marcella fa e quindi è una sesta sopra, e quindi non è facile da prendere, però ce la siamo alla fine cavati. Non sono un grande cantante, l'ho sempre ammesso, ma nemmeno l'Erminia, voglio dire, cantantù, quello di no, quale se non ci fosse. Bene, direi che è tutto. Naturalmente siamo su 70 bpm, che forse non ho detto. Questa è la dorsale, guardate come è spostato quest'oggi verso sinistra. Dicevo, con 70 bpm dobbiamo andare giù di sedicesimi sincopati. Qualche appoggio, però dobbiamo lavorare molto con i sedicesimi in questo brano. Bene, direi che è tutto per questa bella canzone di Gianni e Marcella Bella. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo senz'altro venerdì prossimo, a presto con il Tino.